oppure qualche esclamazione, Nzamaddeu, oppure sono espressioni che non le possiamo tradurre, oppure Nzadduve, dunque, esatto, quindi ecco il fatto, cioè il racconto. Nella poesia, nel passato, tempo addietro, c'è stato un discorso, una diatriba, se era il poeta a rendere grande la poesia o se era il contenuto, la poesia, a rendere grande il poeta. E ci sono stati anche grandi geni, poeti, Montale, eccetera. Alla fine si è venuto a dire che sono entrambi, l'uomo e la cosa, cioè il poeta e il racconto. Perché se uno ha un bel racconto, il poeta magari fa meno fatiche. È come quando dovevo fare io i giudizi per i ragazzi a scuola, liceo classico. Quando c'era uno che aveva 10, 10, 10, 10, ci mettevo 2 minuti a fare il... perché il contenuto era valido. Il problema era quando c'erano i 4, i 5, e allora dovevi scavare, fare appello all'impegno, alla volontà. Quindi diciamo che è il poeta e il racconto. E per dire di memoria manzoniana la frase, che il poeta è come il sole che i color vivi suscita ovunque vi si posa. In realtà Ciccio De Fina che fa? Prende tutti questi avvenimenti quotidiani, ecco, la quotidianità e il suo pane continuo, e li rende veramente gustosi, affascinanti, dà voce anche a chi non parla. L'albero da piazza, i mesteri, che sono tutti nominati, eccetera. Ciccio è, con le sue intuizioni psicologiche, un ritrattista verace, come le pennellate, scusa un po' il paragone, di Monet, di Van Gogh. No, perché è espressione, la tua poesia è espressione, no? Quindi ogni frase sembra una pennellata, appunto, di questi grandi pittori. Racconta il quotidiano, a Zappa, l'Aceiu, i misteri, a Ciaramea, che sarebbe bello ancora ascoltarlo, u trappito, u furno. Condanna i soprusi e le ingiustizie, i tempi, cioè per avere i diritti tante volte bisogna andare o con la moneta o con capretto, ecco, cioè sono quelle cose che tante volte noi non accettiamo e che lui invece, ecco, li condanna. Poi c'è la ricerca del lavoro, come strano. Volano a Roma e Lombardia, cioè i figli che non ci saranno neanche stasera magari perché sono fuori, e soltanto li vediamo quando nel soggiorno, quando tornano per una settimana d'estate, ecco qua. Questo perché appunto manca il lavoro. Poi è contrario alle raccomandazioni, dove sono i giudici. Oggi è vero che anche quei giudici sono scomparsi, no? Però lui analiticamente e ilarmente dice che di giudici ce ne sono tanti, però su a dupere, non a quartiere. E sopra sti comandi, e sopra sti comandi, però.
E sopra sti comandi. Sì, sì. Non, sarebbe bello citare un po' proprio la poesia, però deve essere invece un invito, uno stimolo, perché io ti ripeto, l'ho letto due volte, perché ho detto come una ciliegia, una mangiava, l'altra veniva. I misteri una volta, cioè questa nostalgia che tu dimostri, Uvraceri, che raccoglieva la famiglia e che oggi si va invece a botte di gasolio e altri riscaldamenti. E c'è anche il discorso della rinascita, cioè tu non accetti la realtà, ma vuoi che si cambi. E questo per esempio Povero Paesi, qui c'è tutto una storia, un passato, ma soprattutto c'è questa voglia di rinascita, quindi pensi in positivo, non è una... E poi, permettetemi alla fine, un forno. Ormai Stefanaconi ha l'emblema del forno, no? È il paese del pane. Un forno, quindi bandiera ed emblema di Stefanaconi, dove il pane è profumato, ma un pane è una vota, dice Ciccio, perché quello di adesso è come una catamma. E il pane di una volta si mangiava veramente dopo anche una settimana, ed era con lo stesso sapore. Io ho accettato veramente questo invito da parte di Ciccio e mi ha detto con stima e affetto, e con lo stesso affetto lo voglio ringraziare e ti voglio omaggiare anch'io. Ogni tanto scrivo qualche rima con un endecasillabo ad acrostico, quindi ci trovi il tuo nome e il tuo cognome, Ciccio De Fina. Che persona simpatica e cordiale, intrisa di valori e verità, con tutti si dimostra assai gioviale, con grinta e forza porta ilarità. In questo mondo dove scorgi il male, offerta fa di gioia e di bontà. Dall'alto di ogni umana situazione esprime tra le rime i suoi pensieri, fa scatenar nel cuore la passione in impeto d'amore più di ieri. Nostalgico del bene col magone, a tutti addita i sentimenti veri. Grazie Ciccio, complimenti per il libro. Potrei fare a meno perché...